seconda riflessione su questo, sul tema della sofferenza, questa capacità di superare nell'amore questo dolore, nella capacità di perdonare, di perdonarsi, di accettarsi così come si è affidata a Ugo Pirarba. Tante grazie non solo della parola ma anche dell'invito. E ora vediamo di entrare nel tema, nell'argomento. Con la morte di Chiara, Giampiero Ipa scopre il dolore come esperienza di sofferenza mai vissuta prima. E comunque non comparabile con la sofferenza fisica conosciuta in precedenza da lui. Il richiamo che è stato fatto, quello in cui si dice che questa sofferenza è appunto qualche cosa di straordinario, di indescrivibile, si riassume nella espressione che Giampiero fissa così. Si tratta di convivere con l'assenza di Chiara, un'assenza visibile, reale, sempre presente. Ecco, è da questa esperienza dolorosa, è da questa assenza sempre presente, che emerge il profilo di Chiara che dialoga con la mamma Betty e con il fratello Nicola. Il profilo di una figlia che vorrebbe dialogare in modo del tutto analogo anche con il padre. Il padre chiede obbedienza e coerenza con le regole educative della famiglia. Ma sottovaluta il desiderio di Chiara di dialogare anche con il padre, appunto. E quando il padre se ne rende conto è troppo tardi. Non basta più riconoscere che i figli ci sono stati affidati in custodia. E non basta più riconoscere che i figli rappresentano un bene pubblico inteso nel senso di investimento sul futuro a vantaggio dell'intera comunità. Con questa consapevolezza, il padre, davanti alla tomba della figlia, dice: Chiara, aiutami a cercare di non riporre in Nicola le aspirazioni che avevo nei tuoi confronti. E prima di allontanarsi dalla tomba aggiunge: vedrai, insieme lo proteggeremo. Ciao, a domani. Siamo in presenza di un rovesciamento delle posizioni iniziali che traevano la loro legittimità dal confronto fisiologico tra le generazioni di appartenenza, quella del padre, quella della figlia. Il padre, che era più disponibile al comando che all'ascolto, ora dialoga con Chiara e le chiede aiuto. E così il dialogo con Chiara è attivato e continua e si sviluppa. Ma l'ha detto subito che il libro non è né autocelebrativo né autoassolutorio dell'autore, è invece una elaborazione che matura attraverso un severo esame di coscienza e una coraggiosa confessione pubblica dei limiti della propria azione educativa. Il padre
vive la propria sofferenza, condividendo quella silenziosa della moglie e quella muta del figlio. Non si tratta però di una sofferenza solo subita e sterile, no. Specialmente il padre non ne resta travolto, anzi la governa, proprio la governa. Tanto è vero che assume un atteggiamento positivo e forte. E cosa fa? Si propone di vivere la sofferenza come beatitudine nella prospettiva della speranza. E mobilita le proprie risorse intellettuali, morali e spirituali che gli permettono di attraversare questa lunga e penosa storia. Una storia che cambia profondamente la vita di Giampiero, il quale osserva il proprio passato e lo ricorda con questa annotazione. Quel dolce presentimento che fossi prenotato per un futuro ricco di soddisfazioni è stato offuscato. Sembra sia stato prosciugato di ogni entusiasmo. Si tratta di un ricordo. Un ricordo, aggiungo, che è soltanto una constatazione e nulla di più. Una constatazione che viene superata da un programma formulato con queste parole: i giorni che verranno saranno costretti a indirizzarmi verso nuovi e differenti orizzonti, dovranno aiutarmi a modificare le convinzioni del passato. E intanto la fede è sempre più presente. È una fede che esprime fiducia e confidenza in Dio, perché Giampiero lo sente operare nella propria esistenza, in quella quotidiana. Una fede vissuta per convinzione, che si fonda sulla rivelazione e non si esaurisce nei riti liturgici. Dio è la speranza, come si dice nella quarta copertina, ci sono, loro ci sono, non possono morire, per ricominciare, per percorrere cioè un nuovo itinerario che, dice ancora l'autore, mi condurrà verso una rinnovata maturità e mi aiuterà a dare un diverso significato alla vita. Ecco, queste sono le risposte alle domande poste dalla ricerca di una giustificazione a cui ricondurre il dolore, la sofferenza e le riflessioni sulla vita, sulla morte, sul tempo, sulla giustizia, e dalle quali emerge un umanesimo che si rinnova. Perché non si chiude in se stesso, ma si apre all'altro e vive i valori di nuovi orizzonti. Lo stesso orizzonte della famiglia, degli amici e della professione si allarga fino ad includere quello di chi soffre e ha bisogno di aiuto. E quando Giampiero riflette sulle cause e sulle conseguenze dell'incidente in cui Chiara ha perso la vita, emergono esigenze di verità e giustizia. Infine, le esigenze di verità e giustizia, ampiamente documentate e argomentate, si confrontano con pressanti esigenze di perdono.